Bene ragazzi, vai al centro commerciale sotterraneo di Shibuya. È stata una bella puntata quella precedente e adesso vediamo di riprenderlo un po', magari giocandoci un po' di più, magari 2 orette. Forse è una stazione di servizio, sta cadendo a pezzi. Allora. Wow, questa porta non si aprirà subito. Ah, Big Boy Faben, è vero. Diamo un'occhiata in giro. E questo? Yo, vieni qui, amico. No, questo qua è indistruttibile, pare. Benvenuto. Grazie di essere venuto. Poverino. Necessita del nostro servizio di rifornimento? Dobbiamo riempire quella tanica fino all'orlo, intesi? Come desidera. Ah, quindi faceva proprio parte dell'obiettivo principale. Interagire con il robottino. Merda, un aereo da trasporto. Okay. Rifornimento completato. Grazie per la preferenza accordataci. Ottimo. Ok, io sposto la tanica. Tu coprimi le spalle. Sì, ci penso io. Perfetto, poi cosa abbiamo? Una cella per caricare il corpo speciale. Uia! Che volo! Alzati! Cosa troppo presto! Dai, riproviamoci! Boom! Si è rotto? Sì. Perfetto. Benvenuto. Grazie di essere qui. Necessita del nostro servizio di rifornimento? Sì, vi chiedo ancora una volta. Come un desiderio. Ci vorrà un po' prima che finisca di rifornire. Ammazziamo il tempo occupandoci di questi. Arma ausiliare. Proviamo questa che è un po' che non la usavo. Dove è andato? Ah, eccolo lì. Arrivo. Rifornimento completato. Grazie per la preferenza accordataci. Ok, io sposto la tanica. Tu coprimi le spalle. Otto basso. Continuano ad arrivare. Mi occupo io della tanica. Tu coprimi le spalle! Ho capito, va bene. Ma dove sei? Ah, a posto. Con calma, Big Boy. Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Cervello robotico, che figo. Quanti nemici hanno messo questa parte qua? Porca miseria. Tanica in posizione. Mira la cisterna. Ok. Benissimo così. Ok, muoviamoci gente. Sembra che Mikune sia sotto la stazione. Dirigetevi laggiù. Direi che non c'è nient'altro da prendere. Beh, oddio, potrei anche cambiare arma, eh. Dato che questa qua è senza colpi, facciamo così, dai. Raccogli. Qua volendo possiamo anche spendere i soldi per potenziarci. Vediamo un attimo. Potenziamo questo fucile d'assalto, vediamo.
Ciao King, ciao, ciao. Acquisti, potenziamenti, vediamo un po'. Allora, questo proiettile esaurito, ah, onda d'urto, carica bosonica, tipo R. E allora niente, Big Bow, invece proiettili, aumenta il numero di proiettili per caricatore, portata, precisione e frequenza di fuoco. Proiettili per caricatore, va bene, dai, facciamogli questo regalo, va bene, proiettili livello 3, dai, ok, portata, precisione, un pochino, e portata, anche, basta, basta. Fei, invece, vediamo un po', potenza di fuoco, va bene, dai, addirittura livello 3, basta, va bene così, ottimo, andiamo avanti, anche se, no, niente, andiamo avanti, perfetto, perfetto, su, come stai, King? Allora, l'ultima volta c'eri tu con Binary Domain, sì, vero, mi sembra che tu lo conosca già come gioco, se non ricordo male. È passato un po' di tempo comunque, però adesso facendo anche le live serali alterneremo più spesso i giochi, ecco, per fortuna. Per fortuna. Allora, proviamo questo, il fucile d'assalto dei robot. Non mi faceva così tanto schifo l'altra volta. Mi pare relativamente decente, se non ricordo male. Ah bene, fa piacere, mi fa piacere, mi fa piacere. Aspettate, c'è qualcosa? Oi. Boss fight. E un cartellone ci arriva in testa. Che figo, un ragnone. Questo è uno scherzo! E invece no. Oh, gente! Qui ci si diverte adesso! Questo sarebbe divertente per te! Sparate! Uida! Forse è meglio scappare. Dannazione! Cazzo! Attento! Fuggi dall'edificio che collassa e lontano dall'arachnide. Dan, qui! Dai! Come? Beh, insomma, partiamo presto, malissimo qua. Non è mica facile correre in realtà, No! Dan! Sto provando. Sono un sacco di cose che collassano qua, sai com'è? No! Ok, ho capito. Dovevo premere F quando era nella barra blu. Non me ne ero accorto. Ho realizzato solo troppo tardi, diciamo. Perfetto. Che brutta fine. Che brutta fine. Devo cercare di ricordarmi. Ok. No! Un po' delicatuccio danno. Qua, qua, qua. Perfetto. Schivata. Questa volta. Da questa parte! Ciao Ale! Dal vicolo. Grazie per essere passata! Merda! Hai visto quel coso? Una testa di latta ragno del cazzo! Nessuno mi aveva detto un cazzo, maledizione! Questa missione è un fiasco! Annulliamola! Non si può. Non rompere. Ricevuto. Non rompere. Merda! Hai ragione. Niente ritirata e niente resa, Sembra che l'unica via d'uscita sia andare avanti, ma non affronteremo quel figlio di puttana, ok? All'assalto, vaffanculo, scordatelo, ricevuto. Va bene, andiamo fuori, non facciamoci vedere. Se arriviamo da Mifune senza essere scoperti, siamo a posto. Andiamo.
Il rapporto con Bing Bo sta salendo molto molto bene. Sì, è bello fare quattro chiacchiere, sono d'accordo. Tutte le altre però strade sono bloccate. Dobbiamo entrare in questo edificio. Domani e dopodomani non credo di riuscire a fare le quattro chiacchiere su Discord perché mi hanno messo in giornaliero e quindi io finisco lavoro alle 5. Quindi addirittura potrei anche iniziare la live un po' in ritardo, dato che non è il mio orario, però hanno bisogno, per cui io ho detto di sì. Per il resto non c'è nessun'altra cosa da riferire, insomma. Per cui domani non mi aspettate alle 4:30 là. Purtroppo, o per fortuna, dipende un po' dai punti di vista. Potenziamenti, vediamo un po'. Questa qua c'è la roba di prima, va bene. Tipo R, tipo G, onda d'urto, trick track. Ok. Il dovere chiama, sì, spero di finire prima, ma non credo. Probabilmente domani la live appunto inizierà verso le 5:15, 5:30, non prima. Possiamo uscire sul e tetto. Dopodiché mi sa che iniziano. Guarda, veramente le mie vacanze. La stazione passando da questo tetto. Andiamo. Grazie al cielo. Headshot. Perfetto. Scavalchiamo? Sì, direi di sì. Ok. Dan, dividiamoci i compiti. Noi ci occuperemo del fianco destro. Tu pensa al sinistro, ok? Mi occupo io del sinistro? Sicuro. Prendi il fianco sinistro, amico! Eccomi qua. Un pomeriggio libero, in che senso? Li hai fatti fuori tutti! Niente male, amico! Allora. Qui! Dimmi, Big Bo, dimmi. Ho premuto Q, ma non mi ha mica fatto vedere cosa intendeva. Allora, me lo sono perso. Dove è andato? Ah, qua sotto sono, ok. Arrivo. Eppure c'è qualcosa di strano nel setup. O c'è la webcam un po' fuori posto, o la sedia più alta, dato che l'altro giorno ho fatto un video. Oh, non lo so, qualcosa non mi convince. Va bene, dai, sarà la mia impressione. Ah, ok, no, vabbè, ma io le faccio volentieri. È solo che io mi ero preso appunto l'orario delle 5 come riferimento. È solo che se ogni tanto mi metto nel giornaliero, diciamo che non posso farci nulla io. Però dai, è regolare già da un mese e mezzo, due, quindi direi che va bene. Ogni tanto però capita. Magari dopo modifico la programmazione in modo che se uno entra nel canale vede che la live inizia mezz'ora dopo, in teoria. Ehi, non hanno intenzione di arrendersi. Vai per la granata frammentazione. Quello là non si è mica rotto, no, eh. Anche da noi epidemia Covid, in che senso? Sono le 5 adesso, sì, 5:15, sì. Il nostro obiettivo è là davanti. Dan, apri quella saracinesca, amico. C'è un focolaio da te? F, qua c'è lo scudo che non mi interessa. Apriamo. Apri la saracinesca. Le 2:15 lì. Ah, sei 3 ore prima allora. 3 ore prima. Missile! Cazzo! Corri! Bene. Merda, batti le arachnide. Aha. Mia e QG, rispondete. Riuscite a sentirmi? Sì, ora sei chiaro! È un arachnide! È stato progettato per difendere le basi! Sembra che si siano presi la briga di spostarla al largo della costa solo per voi. Allora cosa dovremmo fare?
Per sostenere il suo corpo, le gambe devono essere dotate di un sistema motorio considerevole. Prima di tutto, cercate i sistemi motori e distruggeteli. Distruggerli? Aspetti un attimo. Vuol dire che dobbiamo vedercela... Eccolo lì. E fin fa tutto a posto. La gamba è dopo che diventa complicato. Quello stronzo non andrà da nessuna parte. È la nostra occasione. A meno che, forse, invece di colpire la pancia, dopo non gli sfondo un'altra zampa. E dopo vado bene se sparargli nel ventre. Sistema motorio su quella che sembra essere la sua pancia. Distruggilo. Ok. Vediamo. Oh, vattene via. Laser di puntamento. Saremo nella merda se riesce ad agganciarci. Dan, sei nel suo mirino. Presto, trova riparo. Eccolo lì. In arrivo. State indietro. Dov'è? Dov'è la pancia? Dov'è? 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 Dove cazzo? Ah, eccolo lì. Ok. Via, 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 via. Saremo nella merda se riesci ad agganciarci. Sta puntando te. Che infame. Anche il nemico è in difficoltà. Sì, ma anche questi attacchi qua sono leggermente OP, tipo, eh. Nulla di cui preoccuparsi. Leggermente OP. Dov'è? 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 Dov'è il posto? Bah! Non si capisce una mazza. Il nemico va su. Dan, stai bene. Vuoi che ti aiuti? Aiutami, sì, richiesta di comunicazione. Sì. Arrivo, resisti. Mi aiutano, è solo che è una situazione un po' disastrosa effettivamente. Poi la telecamera, mamma mia che casino. Allora, ho trovato dei razzi, tra un po' ti serviranno. Eh sì, non ne ho più, adesso arrivo. Così si fa, prova a muoverti adesso, stronzo. Riesci ancora a muoversi? Guarda amico, hanno della roba interessante. Sfondiamogli e che cazzo. Tiriamoci sulle soli, vediamo. Infame sta parte, eh. Dov'è? Dov'è? Dov'è il motore? Dov'è? L'hanno sfondato? Boh. L'ha preso? Chissà. Andiamo di qua. I razzi in faccia, decisamente, decisamente. Ma il problema è che è difficile evitarli, Quello volevo dire io. Se ce la fai da solo, allora va bene, ma non metto in dubbio che facciano male. Sì, aiuto? Ma è stato meglio. Non essere avventato, mi hai capito? Ma è stato meglio. Vediamo se si sfonda qua sparando, ma ho dei seri dubbi riguardo. I comandi, diciamo che da un certo punto di vista è invecchiato, non dico male, però non è proprio fresco fresco, ecco. È legnoso delle volte. Se ce la fai da solo allora va bene, ma non quello essere sì, imprudente. È la parte più brutta tra virgolette del gioco, nel senso che graficamente come gameplay è bello, Però i comandi delle volte lasciano un po' a desiderare, porca di quella puttana. Cerchiamo di squagliarcela di qui. Terribile sta roba. Ma vuoi vedere che forse basta rompere le zampe in qualche modo? Eh sì, oddio! Ma cos'è? Sta in piedi con due zampe, ma che... Merda! No dai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sono io che mi ero focalizzato prima... sulla pancia, ma in realtà vedo che sparando le gambe va benissimo, per cui... Perfetto direi, eccolo lì. Facilissimo, facilissimo, più o meno.
L'avete visto? È bellissimo comunque. Tutti ok? Se siete morti battete un colpo. Se siete morti battete un colpo. State tutti bene. Fammi prendere chi sembra che siamo riusciti a salvare la pelle. Non posso. Non vedo nulla. È stato un osso duro fino alla fine. Merda. Spero di non incontrarne altri simili. Dan. Cos'è? Qualcosa si muove in mezzo al fumo. Cosa? Queste fottute teste di latta non sanno mai quando è finita. Insegui l'ombra non identificata. Ah, ok, ma secondo me non è un nemico. Prendiamo. Ok. Benissimo. Da questa parte! Arrivo. Dov'è l'ombra non identificata? Seguiamo Faye. Qua ci sono le cariche, ma dovrei essere pieno. E invece no, mi mancava qualcosa. Questo qui che statua è? Un cagnolino. Che carina. Una scoppiazzata di Gears. No, è più bello di Gears of War questo qua, come campagna. Ok, pronti? Dopo via. Che Gears sia nato prima, penso di sì. Il primo credo sia nato prima, sì. Sì, sicuramente. Contatto! Mai visto nessuno battere un ragno prima d'ora? Ah, dici per prima? Beh, quello non era poi molto, giusto? Certo, portatene altri. Più grandi sono, meglio è. Ragazzi, non dovreste essere qui, siamo in missione. È troppo pericoloso per voi, squagliatevela. Abbiamo aspettato per ore e questo sarebbe il vostro ringraziamento. Come? La vostra missione riguarda anche noi, signor Duro. Sono qui per portarvi da Mifune. Seguitemi. Mi ha chiamato signor Duro? Credo di sì. Andiamo, signor Duro. Un branco di ragazzini. Signor Duro. Chi di voi è Charlie? Tu devi essere Dan, quello intelligente. Benvenuto a Shibuya, io mi chiamo Yuki. Ma sei un po' troppo giovane per fare delle commissioni per un gangster. Ho 15 anni. Non far caso a lei. Viene dalle risaie. Non frequenta molto la città. Va a farti fottere, Yankee. Cos'è questo? Un mercato nero? Una specie. Qui puoi trovare tutto quello che vuoi. Capisco. Anche le piattole. Eh? Oh, che bello. Il governo non dice niente di questo? Il Ministero degli Interni manda dei robot qui sotto di tanto in tanto. Ma loro importa solo della città di sopra. Per quello che gli importa possiamo morire di fame qua giù. Immagino che il sentimento sia reciproco, no? Sì, come esperienza è molto molto valida, Molto valida. E il problema è che ha floppato a livello commerciale. Sembra che questa sia la zona di Mifune. In posti come questi è facile ottenere qualche... Dovresti ascoltare quando qualcuno ti parla. Oh cazzo, scusami Charlie. Ha ragione. Se n'è andato, sei arrabbiato. No, non volevo, ricarica checkpoint. Poverina, sei proprio arrabbiato, È caduto giù il morale. Dovresti ascoltare quando qualcuno ti parla. Charlie, dimmi, dai. Sembra che questa sia la tana di Mifune. Sì, sono qua, ti ascolto, In posti come questi è facile ottenere qualche informazione in giro. Dan, perché non vai a fare un giro da solo? Ok. D'accordo, mi sembra una buona idea. Ma non metterti nei guai. Non ne abbiamo assolutamente bisogno ora. A posto? Non ti offendi se vado via, giusto? Va bene, vado allora. Tu devi dirmi qualcosa? Questo posto è molto vivace, ma non credo che potrai viverci. E tu? Tu ti troveresti bene, secondo me. Vero. Me lo immaginavo. Ma porca vacca. Da quando siamo arrivati non fai altro che sorridere. Per forza. Ci sono così tante signore di classe. Non preoccuparti per me. Va pure e divertiti. Ma in realtà non è quello che intendevo, È semplicemente un posto vivace, per cui mi sembra che sia carina come cosa, Lei ha interpretato decisamente male. Lei pensa alle donnine. Parliamo anche con Rachel. Rachel, dimmi.
Sembra che i quartieri poveri siano tutti uguali ovunque tu vada. Fa venire un po' di nostalgia, non credete? Sì, sono d'accordo. Hai la stessa sensazione anche tu? Il posto ha qualcosa che il mondo dei moderni robot si sogna. Sarà rumoroso e sudicio, ma lo trovo rassicurante. Mi ricorda un po' casa mia. Rumoroso e sudicio, bello, fa piacere. Andiamo a parlare anche con Big Bo e poi chi è che manca? Questo è l'unico posto nei bassi fondi a fare ancora affari. Va bene. Non so, Master, se ti piacciono gli shooter in terza persona, ma presumo di sì, detto che comunque hai giocato anche ad Outriders. Questo qua merita molto, eh. E non credo costi tanto oramai. I comandi sarebbero da provare. Ehi, che ne dici di quello zuccherino, Dan? Magari è a buon mercato. Abbiamo ancora un po' di tempo. Che ne dici di un po' di esercizio fisico, amico? Ma cosa dice? Sicuro? Ora cominciamo a ragionare. Va a parlarci. Non deludermi. Ok, con sta ceffa qua devo parlare quindi. Vediamo. Mi ha inquadrato lei. Oh, ciao tesoro. Cerchi un po' di divertimento? Posso fare al caso tuo, sai? Sicuro. Peccato che ti sei portato appresso i tuoi amichetti. Non sono per le cose di gruppo. Ah, allora niente. Torna allora solo niente. La prossima volta. Ti regalerò un servizietto per compensarti. E questo da ora in poi diventerà lo scopo del gioco, sopravvivere per tornare dalla donna. Allora, vai da Mifune, il contatto giapponese. Dan si è gasato subito, che cose strane. Come dicevamo già l'altra volta, comunque sono cose che purtroppo nei giochi non mettono più queste. Battute molto molto particolari che sono poco politically correct, ecco. Potenziamenti. Potenza di fuoco, ovviamente. Portata, precisione, frequenza di fuoco. Perfetto. Proiettili. Ok. Portata e precisione. Lo facciamo diventare super forte sto fucile. Onda d'urto. Aumenta il livello dell'onda d'urto. Aumenta la quantità di energia che può essere immagazzinata. No, non ho più soldi. Va bene così. Acquisti. Cosa abbiamo qui invece? Nanorobot. Aumenta la difesa del 10% solo per Dan. Ok. Unità per stoccare le granate. Aumenta il numero massimo di granate portabili di 1. Va bene. Via. Parliamo con Yuki. Anzi, no, andiamo avanti direttamente. Dan, aspetta! Che c'è? Da un'occhiata qui. Non sono affari nostri. Alziamo i tacchi. Ma quello è... Chi è? Ah. Sì, un figlio del nulla. Pare sia finito sepolto sotto le macerie dopo che abbiamo abbattuto quel ragno. Narukodo na. Konna no mita koto ne. Orera mo odorokimashita yo. Oi, kyū ni nan nan da? Hanashite kure. Ora dou suru ki da? Ah? Koitsu jibun no shōtai ga wakatte ne no ka? Sono yō de. Oi, ore no mei miru. よく 見るんだ. Ecco, adesso si è reso conto di cos'è veramente. Uso da no. Jibun no tachiba ga wakatta ka? Kono robotto yaru. 違う。俺は人間だ。こんなこんなバカなことが。うわ。だ。
いいだろう。三船の親父に見せる。どうも。よくできてやる。よせ、親父に見せる前に壊れちまう。Ma effettivamente sono programmati per sentire il dolore, per simulare il dolore. Oi! Nani attende? Tarugashi! Ecco, direi che si è rotto. Baka ga! Scrap innaccimatta già nega! Shugonai già nesca! Yabe sabu! Oops! Porca Eva. Dan. Ehi, testa di latta, da questa parte. Guardate che le cutscene sono veramente bellissime per essere un gioco di 10 anni fa. Io non voglio morire. E non morirai. Solo gli umani possono morire. Che cosa sono? Un figlio del nulla. È così che vi chiamiamo. Sei stato programmato per credere di essere umano. Ma non lo sei. Molto curato, eh? Le cutscene sono estremamente curate, davvero, cavolo. Intervenire così è stato stupido. L'ultima cosa che ci serve è immischiarci con la Yakuza. Forse. Ma mi domando... Cosa? Quanti figli del nulla sono già tra di noi? Ma alla fine il discorso taglietto è sbagliato. Mifune ci sta aspettando. Cioè tu adesso guardi... indietro nei quadratur che hanno appena fatto vedere, diciamo che c'è uno strato di carne di un centimetro e mezzo, per cui i taglietti vengono camuffati. Per quanto riguarda il bagno non lo so effettivamente, questo non lo so. Per quanto riguarda invece i tagli, ni. Però sarebbe da indagare effettivamente, non si capisce bene. Beh, ma in realtà io penso che ci sia una sorta di apparato che simula il tutto, perché altrimenti non dovrebbe neanche mangiare, non avrebbe mai mangiato nel corso della sua vita. E quindi, boh. Ho visto altri cadaveri prima, ma un robot che commette un suicidio è la prima volta. È la prima volta che lo sento. C'è sempre la prima volta, purtroppo. Tu hai qualcosa da dire? No. Voi? Robot dall'aspetto umano? Chissà dove arriveremo di questo passo. Da dove diavolo sono spuntati? Servizietto? Non se ne parla, va bene, ok, ciao. Voi? Sparisci! È in fretta! Non vogliamo che quelli della sicurezza vengano a ficcare il naso qui! Ok, me ne vado. Bello il fatto che ci siano anche i dialoghi con gli NPC comunque, eh. Interessante come cosa. Questa parte è mezza ibrida tra shooter e... non dico RPG, però il fatto che ci siano dei dialoghi, ecco. Sicuramente è una cosa molto molto carina, una cosa no, che in Gears non capita, mi pare. Non voglio avere niente a che fare con voi! Maledetti americani! Sempre a creare casini nel giardino degli altri! Colpa nostra. Andiamo!
Non facciamo aspettare Mifune a lungo. Classico. Musica tecno sottofondo, con questo ho già parlato, vediamo. Ho visto altri cadaveri prima, ma un robot che commette un suicidio. Okay. È la prima volta. Già ascoltato questo qua. È la prima volta che lo sento. Qua niente. Qua abbiamo già comprato. A posto, vai da Mifune. Wow, Dan, sei davvero un soldato fantastico, sono sorpresa. E visto da più vicino sei anche carino. Ascolta, potresti essere il mio fidanzato, ti va di portarmi fuori? Sicuro. Cosa? Dici sul serio? Lo dici a tutte, vero? Ci ho ripensato. Non mi piace farmi prendere in giro dai ragazzi. Ma porca miseria. E quella mi sembra la scelta giusta. Cazzo. La ragazza sa bene come valutare gli uomini. Tutti si sono arrabbiati. Tutti. Il morale di tutti è caduto. Bene, perfetto. Mifune ci sta aspettando. Sei pronto? Pronto. Allora andiamo. Se le sono presa tutti, Va bene. Sti invidiosi. Ma... E io chi? Stai cercando Mifune? Sì, ho come delle persone che vuole incontrare. Ah, che gruppo strano. Ok, la porta si sta aprendo. Vediamo, un pannello segreto. Ehi, Mifune! Te li ho trovati! Benvenuti a Shibuya, amici miei. Vi faccio le mie scuse per l'improvviso cambio nei piani. Yankee... Inglesi, cinesi. Dovete essere una Rust Q. Non so di cosa stai parlando. Io sono dell'MI6. Ah, come James Bond. Chi? È il personaggio di alcuni vecchi film. Sembra che a Mifune piacciono i classici. Bene, ma non sono venuto qui per chiacchierare. Sono 5 milioni. Un deposito. Avrai il resto quando avremo finito. Spero che non vogliate la ricevuta. Perché, Mifune? Sarebbe così se non mi fidassi di te. Andiamo, non abbiamo tutto il giorno. Qual è il modo più sicuro per raggiungere la città? Hai un documento d'identità giapponese? No, e nessun altro documento. Nessuna prova che siamo qui, capito? Allora, temo che non ci sia alcun modo sicuro. Ok. Allora dici almeno qual è il modo meno pericoloso. Ah, ok. Questa è un'altra storia. La stazione della metro che si trova sotto fu chiusa quando la vecchia Tokyo si allagò. Ma costruendo il drenaggio della città in superficie hanno seguito la stessa linea. Tutto quel che dovete fare è seguirla. Cosa? Dovremmo risalire a nuoto. Certo che no, agente segreto. È per questo che ci sono i jet ski. Ah, ok. Tutto a posto, allora. Che posso vendervi a 5 milioni l'uno. Però... 5 milioni! Ehi. Vedi, anche a me piacciono i classici. E tu mi sembri proprio un mafioso della Yakuza, non è vero? È il mio modo di fare affari. Non dovreste perdere tempo. Il vostro contatto francese vi sta aspettando. Così avrete quell'informazione gratis. Ah, che generosità, Mifune. È un difetto col quale ho imparato a convivere. Yuki, mostra loro la strada. Abbiate cura di voi. Che idiota montato. Sembrava che se la stesse proprio spassando. Non farci caso, vecchio mio. Che succede? Oi.
Non hai detto che non davano fastidio? Normalmente no. Vengono per noi. Sanno che siamo qui. Ok, c'è una strada per raggiungere la metro senza passare dal mercato? No. Allora dovremmo farci strada con le armi. Due squadre, una si occupi delle retrovie. Tutti pronti? Allora, prendiamo ovviamente sempre Big Bo. E poi Faye di nuovo. E se faccio Q, cosa succede? Vediamo, livello di fiducia normale. Impostazione e abilità. Ah, equipaggio e abilità. Ah, questa è equipaggio e abilità. No, 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 no. Così. Perfetto, abilità equipaggiate. Sì. F indietro, salvare le modifiche, sì. Perfetto. Dopodiché facciamo così, andiamo da... Però fermi tutti. Big Bo, stato, impostazione abilità, anche qua. Un nano robot che aumenta la salute di base. Ok. E attacchi corpo a corpo potenziati del 10%. Va bene. Indietro, salvare le modifiche, va bene. Ma quindi le mie abilità dove cazzarola le imposto, adesso che ci penso. Livello di fiducia alto. Ok, è quasi al massimo, ci sta. Dov'è che le imposto le mie abilità che non mi ricordo? Perché effettivamente allora c'era il modo. Però non l'ho mai fatto. Vabbè. Andiamo. Forse seguitemi. Dopo dal... Nel negozio. Non ho idea, onestamente. Tu vai con Yuki. Fatti portare alla metropolitana, amico. E assicurati che non le accada nulla, capito? Da questa parte! Big Bo, ho idea che abbia tipo un debole per Yuki. Comunque ok. Se io faccio così, stato... Ok, impostazione abilità... Ah, ma porca miseria. Aumenta la salute dell'8%. 10%, potenziamento di difesa del 10%. Ma non me l'hanno mai detta questa cosa, è bello, è quello il bello. L'efficacia della guarigione. Potenziamento di difesa del 10. Aumenta il numero di massimo di granate di 1. La velocità di ricarica aumenta di 1,5 volte. Questo è buono, perfetto. Dopodiché, potenziamento di difesa del 10%, va bene. E poi qua devo mettere qualcosa, l'efficacia della guarigione. Ok, e poi le granate, potenziamento di difesa del 10%, aggiudicato. Ma perché non me l'hanno mai detta questa cosa? Ma guarda te. Boh, un tutorial fatto a metà, a quanto pare. Via. Tuo. Ci penso che non ti preoccupare. Vediamo se poi possiamo comprare dell'altro. Potenziamenti. No. Anche perché non ho più soldi, per cui niente. Via. Non male, Dan. Abbattiamo gli altri. Vediamo sto casino come diventa. Come sarà alla fine? Resistente questo qua, eh? Yakuza la chiama una strada sicura? Vai a fidarti di loro. Charlie ci ha messo nei casini. Vero. Comunque lamentarsi non porta lontano. Dan, sei pronto? Dobbiamo andare avanti. Ricevuto. Ok, andiamo. Dobbiamo raggiungere quei jet ski nella metropolitana. Andiamo, andiamo. Questi qua si rompono. No. Ambiente poco interattivo purtroppo, va bene dai. Peccato, sarebbe stata un'occasione.
Beh, le bottiglie, ok, ci sta. Nulla di eccezionale, comunque. Allora, un kit medico. E qui di super mitraglione che ci portiamo via. La minigun. Spero di sfruttarla a dovere. Forza Yuki, andiamo che ti proteggo io. Ma qua minigun non minigun. C'è corazzato. Wow! Quello sì che è un argomento valido! Ma guarda un po' questo, Dan! Cazzo! Sono un po' morto. 106 colpi rimasti. Vediamo di sfruttarli bene. E basta. Abbiamo dato. Di qua niente, andiamo di qua. Qua c'è qualcuno, eh? Sono qui, Dan, datti da qua! Basta. Wow, Dan! Maledizione! Sei stato un grande contro quel coso! Niente può scalfirti! Nah! Oh cazzo, ora fai il modesto! Davvero, Dan? Ti hai fatti neri? Sì, ci abbiamo provato, dai. Diamoci da fare. Dove andate in vacanza quest'estate, ragazzi? Vediamo un po'. Qualcuno di voi va in ferie da qualche parte, magari? O tutti a casa, come sottoscritto? Io forse, se riuscirò, penso che andrò una o due giornate al mare dalla fidanzata, ecco, ma nulla di particolare. Tutto molto a basso costo, diciamo. Ma tu puoi vedere una statistica tipo quale nazione ti segue la gente nella live? Ma sai che non lo so. C'è un trucco per aprire questa porta? Su YouTube sì che posso. Aspetta, su Twitch non lo so, non credo. Guai, Dan, sembra che abbiamo visite e sono in tanti. Vai in fretta! Dove sono? Dove sono? Oh, di qua? Qui là. Capo Verde, beato te, beato te. Beh, effettivamente parlando di vacanze tu sei già nel posto giusto, eh? Io andrò a Rosolina ed è una grazia. Ed è una grazia. Oh, là. Di farmi fuori, oh, scusa, boh, non l'ho fatto apposta. Buono. Prendi questo. Cazzo. Big Bo, porca miseria, dai, Ti metti sempre davanti quando sparo. Cosa dovrei fare? Vi proteggo io, non vi preoccupate, fate con calma. Ah, credo, okay, che ci siamo quasi. Ecco fatto, la porta è aperta. Ottimo, Dan, ora possiamo ritirarci.
Ma come, mi stavo tanto divertendo qua. Devo farlo andare, sì. Va bene. Ehi, che cazzo fai? Muovi il culo! Arrivo, arrivo. Calma, che porca miseria. Nervosetto, boh, eh. Sarà perché gli ho sparato addosso prima. Ecco i jet ski. Da qui in poi non potrò accompagnarvi. Aspetta. Allora. No, ancora la cosa di prima questa. Ok, come non detto. Come farai? Non preoccupatevi di me. Buona fortuna, sayonara. Quella ragazza è qualcosa di straordinario. Andiamo, diamoci una mossa. Allora. Ok. Andiamo, in fretta! Rigenerazione muscolare, solo per Dan, nanorobot. Chissà cos'è. Andiamo a prendere la moto d'acqua. Guida. E qua comincia la parte Hydro Thunder. Non so se ve la ricordate. Retromarcia. Oi là. Mouse. Sul serio, questo posto collega perfetto. Questo livello con quello superiore. Spero che Mifune non stia cercando di giocarci un brutto scherzo. Ormai siamo arrivati fin qui. Dobbiamo andare avanti e lo scopriremo. Fa molto Double Dragon questa cosa qua. Battletoads e Double Dragon. Veloce. Diciamo. Fantastico, ne valeva la pena. Ma non si arrendono mai. Che facciamo? Li attacchiamo andandogli addosso. Andandogli addosso li attacchiamo? Se lo dici tu, boh. Eccolo lì. Prendete questo, cagne! Cagne? Geronimo! Beh, per un saltino così che esagerato che sei. Sono proprio zuffa. Non è la mia giornata. Vediamo se riesco ad arrivare prima con un po' di impegno. Oi là. No, se continuiamo così mi sa che... non arriviamo prima. Aia. Yeah. Mamma mia, che manovrabilità pessima, cazzo cosa. Pessima. Via, 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 via. Per un pelo. E qua, mine? Mi sa di sì, tipo. Che diavolo! Hanno dell'attrezzatura da paura! Ma che cazzo? Ma sono preso, non era mica la mina quella lì. Ah, forse era uno di quei robe di grossi, diciamo. Siamo fregati se ci fermiamo. Cazzo. Continuate a correre. Mamma mia, che disastro. Però se non altro incassa bene la moto, dai, per fortuna. Ora abbiamo i droni aerei. Mai un momento di noia. Beh, era un po' piantata la moto. Ostacolo! Attento, amico! Carina questa parte, dobbiamo però fare in fretta, gente! Inseguimento acquatico. È un vicolo cieco! Liberatevi dei jet ski! E adesso?
Beh, lì Gorion, com'è il tempo a Capoverde? Bello? C'è caldo, immagino, vero? Caldo, ma non troppo umido, insomma, spero. Dove andiamo? Ah, c'è la scaletta. Sì, ok, andiamo su. Vai. Guarda, vedi la fogna, Dan? Sì. Porta alla città in superficie tramite un sistema di scarico. Possiamo usarlo per risalire. Andiamo! Ok. Vedo che è lei a decidere, per cui va bene così. Perfetto. No, anche tu ti sei fatta male. Bene, dai. Merda, 30 gradi. Credo che ci stessero aspettando. Insomma. Fottuto incubo. Troviamo riparo, così possiamo decidere un piano d'attacco. Forza! Batti l'Iron Raptor. L'Iron Raptor. Oh là, una mitragliatrice fissa qua. Vediamo di sfruttarla. Ho trovato uno Stinger, vieni qui! Uno Stinger, che cazzo. Dammi un secondo Big Bow. Ma come? Mi sparo con questi, no? Oh no. Ma non so se funzioni molto effettivamente. Ah, per funzionare funziona in realtà, mi pare, eh. No, faccio di testa mia. Cazzo. Dan, cosa stai facendo, amico? Porta il culo qui! Buoni, state buoni, porca miseria. Non vedete che funziona sto piano? Dai, Dan, cosa stai facendo, amico? Porta il culo qui! E niente, adesso vediamo se ci dobbiamo curare. Andiamo dagli altri, va. Sono un po' insistenti, mi pare. Dan, cosa stai facendo, amico? Porta il culo qui! Arrivo, dove cazzo la sua? Dove sono andati? Cosa stai facendo, amico? Porta il culo qui! Dan, cosa stai facendo? L'elicottero qui! Basta, state buoni! Che cazzo! Adesso Dan, bevo, adesso bevo! Quel coso volante ha quattro motori! L'elicottero dovrebbe precipitare! Guarda, amico! Hanno della roba interessante. Fuoco. Dobbiamo impossessarci di quei rifornimenti. Cazzo. Ricaricare. No, eh. Liscio. Resisti, amico. Non mollare. Lo Stinger è come in Metal Gear, cazzo. Dove è andato? Oh, che cazzo. Vai. C'è andato? Perfetto. Ma no, dove me l'ha sparato? Porca miseria. Su un nemico stupido. Vai. Sta dando i suoi frutti. Perfetto. Due motori mancano. Vediamo se abbiamo colpi. Stasera cosa porto di bello? Non lo so, King, non lo so, tutto da vedere. No, 99% tenso per Berseria. Questo gioco qua probabilmente non lo porterò più in live, sai, perché è chiaro che non piace molto purtroppo, quindi mi sa che lo finisco per conto mio. Tanto adesso di tempo comunque ne ho abbastanza a casa, per cui se dobbiamo passare del tempo assieme in live deve essere qualcosa che mi piace, giustamente, non qualcosa che non piace a nessuno purtroppo. Mi rendo conto che è un po' di nicchia, perlomeno su YouTube qualcuno spero lo apprezzi, insomma, ecco, tra virgolette. Ma ci sta, alla fine sono cose ormai che sono invecchiate, tra virgolette, ma pure il genere non è più quello. Arrivo, resisti! Non è più un genere, ecco, che prende tanto, tra virgolette, lo shooter in terza persona così con le coperture alla Gears. No. Mamma mia, ma che casino.
Vai. Credo sia abbastanza. Ora Dan, fallo fuori. Stray non manca tanto, sicuramente. Però stasera voglio giocare a Berseria. Voglio giocare a Berseria stasera. Giochiamo a Berseria stasera. Ma porca miseria, che mi ha preso il coso qua. Va bene, dai. Vediamo se trovo... No, qua non scavalca, eh. Se trovo degli altri colpi per lo stinger, e se no uso la torretta fissa, e pazienza. Là vedo munizioni. Non finiscono mai! Vediamo. Un colpo, ok, buono. Dai. Ma che due coglioni, ma guarda che fanno da scudo, bastardi. Rompi palle che non siete altro, cazzo. Mamma mia, che confusione. Anche il nemico è in difficoltà. Diamoci dentro. Bendy, sì. Lo riprenderemo sicuramente. Vediamo un attimo quando metterlo. Che ne pensate di questa? Sì, vabbè, ok, ma... Boh, mi dovresti coprire un po' di più però, perché cazzo... Non è che posso fare tutto io qua. Devo distruggere questi, devo distruggere quegli altri, eh. Devo agganciare quello. Dai, Porca Eva. Sperando che sto qua vada a segno. Non mi pare. Non mi pare. Ma che cazzo. Ogni volta che cado, giustamente, lascio per terra lo stinger, perché è un'arma speciale. Eccolo qua, questo mi interessava, bene. Resisti, amico. No, quelli, non mollare. No, quelli. Mamma mia, oh, niente. Che cazzo. Beh, qua non si rialza più nessuno? Con calma, eh. Buone vacanze, Gorion, buone vacanze! Anche il nemico è in difficoltà! Così si fa! Preso? Prova a muoverti adesso, stronzo! E vai! Mi sa che sta andando giù finalmente. Sperando che non ci venga da in testa però. No, non mi sembra... Sì, no. È crollato. Più sono grandi, più li smerdiamo. Non ero sicura che potessimo abbatterlo. Niente male. Più sono grandi, più li smerdiamo. Portaci via! Smettila di cazzeggiare. Andiamo, Bo. O così o niente, mi sa. Va tutto bene? Allora, come facciamo a superare queste porte? Le buttiamo giù? Non ce n'è bisogno. Rachel? Mettetevi al riparo. Oh, merda! Odio quando fa così. Possiamo ancora raggiungere la città in superficie da qui. Pronti? Big Bo e Faye. In questa run loro due.
Dovrebbe esserci un ascensore che ci porti su. Dovrebbe esserci, spero proprio che non siano scale. Fidatevi di me, ce n'è uno. Ok? Tenete gli occhi aperti, ci vediamo lì, capito? Certo. Andate, ci vediamo lì. Accidenti, dobbiamo davvero passare da qui. Puzza di merda sul serio. Beh, è una fogna, non puoi aspettarti di meglio. Beh, io vomito se non usciamo alla svelta. Non mi piace. Il nemico potrebbe nascondersi ovunque. Bella questa ambientazione. Relax! È letteralmente una passeggiata. La classica fogna. Vediamo qua se abbiamo qualche potenziamento per l'arma di Dan. Anzi, Dan in realtà... No, c'è ancora la roba di prima qua, come hanno detto. Aspettate, c'è qualcosa lì. Ui là, i ragnetti rossi di prima. E mi sa che saranno tanti qua, eh. Più che altro c'è buio qui sotto. Giustamente. Ricaricare. E il loro colore non aiuta. Questo rosso scuro. A renderli visibili, eh. E poi sono ragni mine, secondo me, perché fanno un rumore particolare. E sono pronti ad esplodere tutto. E infatti esplodono. Cosa abbiamo qui? Collezionabile? Ma quanti ne ho persi? Chissà. Non sto nemmeno ci posso, raga. E quello? Un robottino a caso. Che cazzo sono questi cosi qua? Bambino. Accidenti. Tutto qua? Rompi coglioni. Allora, saliamo su per la scala. Sì? Andiamo. Non così. Bloccato, munizioni, va bene. Avanti. Dove siamo? Sembra un serbatoio gigante. Mi sa che non lo stanno usando al momento. Ma sono tipo delle scimmie robotiche, ma che cosa? Che roba strana. Cosa curiosa. Dan, combatti come un soldato o preferisci correre a casa da mamma? Ma come ti permetti? Vaffanculo. Datti una regolata, Dan. Non mi va che perda tempo in un momento come questo. Se lo meritava. È ora o mai più, capito? Un po' maleducata comunque anche lei. Si vede che c'è un rapporto un po' incrinato, diciamo, tra i personaggi. Leggermente incrinato, tipo. Questi che sono robot pulitori, tra virgolette, secondo me. Tipo degli spazzini, degli avvoltoi, non so, boh. Il fatto che sono nelle fogne. Boh. Sì, non ti preoccupare, Master, non ti preoccupare. Dopo ti mando un messaggio. Stai giocando qualcosa? Questo deve essere l'ascensore. Devo dirlo, mi aspettavo più sorveglianza.
Sì, forse siamo in debito con Mifune. Non è il tipo che alza un dito se non è costretto. Sono Charlie! Il nemico ci ha attaccati! Siamo bloccati! Ricevuto, dove siete? Credo sia una fogna! Ci sono diverse file di grosse colonne! Sto arrivando! In fretta, ce ne sono altri! Andate avanti, io torno a cercare gli altri. Ciao, Dugger, ciao! Dobbiamo continuare! Benvenuto! Siete voi la squadra di punta ora, andate!